quanto pare la denuncia per maltrattamento di animali guadagnata di recente non è bastata per chiudere il traffico di cuccioli di cane a un 69enne di Schio, nuovamente pizzicato dai carabinieri della compagnia locale con un quattro zampe custodito in casa propria in condizioni igienico-ambientali inappropriate e quindi portato in salvo. Non è detto che la femmina di Mediataglia, rinvenuta martedì mattina nel corso della perquisizione domiciliare, fosse destinata alla vendita, ma è stato appurato che la stessa era rinchiusa in un tugurio di piccole dimensioni, sporco, configurando di nuovo l'ipotesi di reato analoga a quella valsa la denuncia in seguito all'episodio recente. Ora è affidata all'attenzione dei volontari del canile di Schio. L'uomo, ai primi di marzo, era andato al bar a Torre Belvicino portandosi appresso tre cuccioli meticci dal pelo nero, non al guinzaglio, in una cesta o in un trasportino, ma in una sporta della spesa di plastica. Ad uno sguardo più approfondito si è notato quanto piccoli fossero quei tre cagnolini, scoprendo che potevano avere al massimo 15-20 giorni. Non potevano essere quindi in alcun modo strappati dalle cure della madre senza rischiare di compromettere la sopravvivenza e di provocare traumi duraturi.